Ben ritrovati amici di culinaria, oggi una ricetta semplice da realizzare, una spigola al sale. Il sale però lo aromatizziamo con delle erbe. Pochi ingredienti che trovate sempre nella descrizione del video e iniziamo subito con la preparazione. Sotto acqua corrente iniziamo a squamare la spigola facendo molta attenzione a non lacerare la pelle con il coltello. Prepariamo un mix con delle erbe, quindi inseriamo in un mixer salvia, finocchietto selvatico, timo e prezzemolo. Per le dosi andate un po' a sentimento, qualche fogliolina per ogni erba. Frulliamo il tutto. Ecco il mix di odori. Ora in una bowl molto capiente separiamo il tuorlo dall'albume, tenendoci per la preparazione solo il bianco. Con una frusta iniziamo a montare il tutto. Inseriamo le erbe, mischiamo ancora un po', ecco. Ora mettiamo i 2 kg di sale grosso e rimestiamo il tutto. L'albume servirà solo per compattare il sale in fase di cottura. Bene, siamo pronti per assemblare il tutto. In una teglia da forno capiente, quindi inseriamo qualche centimetro di sale alla base. Adagiamo la spigola ed al gusto, se volete, uno spicchio d'aglio e del prezzemolo all'interno del pesce. Andiamo quindi a ricoprire di sale. Diamo una piccola compattata al sale. Preriscaldato il forno a 200 gradi, andiamo ad infornare e lasciamo cuocere per circa 35 minuti. Nel frattempo prepariamo la citronette con 30 g di succo di limone e 30 g di olio evo. In un bicchiere da mixer quindi versiamo il succo di limone. Aggiungiamo un pizzico di sale, del pepe e qualche foglia di prezzemolo. Iniziamo a frullare ed a filo versiamo l'olio d'oliva. Frulliamo andando su e giù con il frullatore ad immersione fino ad ottenere un'emulsione. Bene, trasferiamo il tutto in una pipetta per comodità e riponiamo in frigo. Ecco, la spigola è cotta. Eliminiamo il guscio di sale. Vi accorgerete come facilmente verrà via compatto grazie al bianco d'uovo. Trasferiamo per comodità in un altro piatto da portata ed eliminiamo dapprima la testa, poi facendo una piccola incisione la apriamo a metà. Eliminiamo la lisca centrale ed eventuali lische residue. Ora non ci resta che impiattare e completare con la citronette. Ah, prima dell'utilizzo shakeriamola un pochetto. Il piatto è pronto. Questa è la nostra versione di spigola al sale. Se avete voglia di continuare a seguire le nostre preparazioni, iscrivetevi al canale ed attivate la campanella così da essere sempre aggiornati sulle nostre prossime video ricette. Un saluto speciale a tutti i nostri iscritti. Ci vediamo presto. Ciao amici!